Una figona, cosa devo pensare? Certo, sì. Quale? Ma tu lo sai che nella pubblicità di oggi, la pubblicità di oggi è piena di sesso? Sì. Lo sai? Tu lo sapevi? Penso che l'ho sempre saputo. Lo immaginavi. Cioè, sono tutte delle cose che uno dice, ma questo sembra sesso, sembra sesso. Ma infatti... Lo pensate del sesso? Ma è una cosa naturale, una cosa che viene spontanea. Beh, tutto dipende da come viene fatto. Tutto dipende da come viene fatto. Come viene fatto? Beh, dipende, c'è modo e modo. Se c'è amore è più che normale, ma se è solo sesso fa schifo. C'è modo e modo, se c'è amore è più che normale, ma se è solo sesso fa schifo. Qualcosa per sfogarci. Sì, è un modo di dire. Voi sì che siete dei bei volpini. Tra sesso e amore non c'è nessuna differenza. Ah, ciao. Ciao. Tu sei? Mauro. Tu, tra le dita, che cos'hai? Una sigaretta. Chi ti ha detto che è una sigaretta quella? Io ti dico che è un cetriolo. Io dico che è una sigaretta. Che cos'è che te lo fa capire? Il filtro. Il tabacco. Guarda che i cetrioli non hanno filtro. Appunto, la sigaretta sì. No, ma spiegami. C'è il fumo, c'è la cenere. C'è la cenere, quindi per te è una sigaretta? Una sigaretta. Sei sicurissimo? Vuoi fare un tiro? Hai mai fumato un cetriolo? Cetriolo no. Allora come fai a dire che quello non è un cetriolo? Il cetriolo si mangia. Chi è che te l'ha detto? Lo dico io perché lo mangio io. Ti piacciono i cetrioli? Sì. Tu sei romantico? A volte, dipende. Dipende da che cosa? E se la ragazza mi piace o no. Come va con le ragazze? Bene, bene. Ne hai? Sì. Spiegami una tua tecnica per, capito? Un approccio con una ragazza. Tu vedi una ragazza seduta. Quando vado a ballare, quando ci sono i lenti, vado vicino a lei e dico, vuoi ballare? Se dice sì, ballo. Se dice no, così, vaffanculo. Ti dico solo una cosa, non per offendere adesso, perché di Panineri prima ancora ci sono, non perché sono migliori, perché loro hanno le più belle ragazze. Non devi parlare a me, devi parlare a tutti i telespettatori. Perché hanno le più belle ragazze, capito? Ad esempio prendi le New Way, ci sono di quelle New Way che sono stupende, non c'ho da dire niente sulle New Way io, anzi mi sono trovato sempre bene con le New Way. Sono molto simpatiche e anche molto bellissime come ragazze. Non c'ho niente da dire. Il tuo discorso di fondo cosa voleva dire? Cioè, che è pieno sia di New Age che di Paninare. Con le ragazze come ti trovi? Bene. Cioè, voi non avete problemi di omosessualità? Cosa pensate dell'omosessualità? Cioè, non è che fa schifo. Cioè, non l'ho mai provato, cioè, non posso dire. Ma cosa pensi in generale? Vedi un ragazzo abbastanza neanche femminato che si dà... Sarà fatti suoi, non lo so. Lo voglio dare al mio amore questa sera, voglio dare al mio amoretto questa sera quando viene. Avete capito, insomma, per me questo qua è il massimo. Abbiamo parlato fra le varie cose anche del sesso e a quanto pare è vista in una maniera molto differente da come poteva essere considerato magari 20-30 anni fa. La differenza fra scopare e voler bene magari adesso è meno accentuata, o forse in alcuni casi ancora no. Ma dipende da caso a caso, abbiamo intervistato ragazzi di opinione molto differente. Alcuni ragazzi vivono il problema sesso ancora sotto un certo aspetto, diciamo, si può dire all'antica, ma non è una bella parola. Diciamo che sono dei ragazzi ancora romantici, ci tengono proprio all'amore, mentre invece abbiamo visto anche dei casi isolati di ragazzi che non fanno distinzione tra sesso e amore. In ogni caso comunque mi sembra che il sesso non sia più visto come un tabù, come magari era in passato. Ne viene discusso molto liberamente e se ne parla tranquillamente ormai tra i giovani. Oh,
vorrei darti fastidio di più. Cioè, a me non mi dà fastidio, cioè l'importante è che non vengano fuori sputtanate su di noi. Chiedi al tuo cervello che muova le braccia per abbracciare un po' di più. Chiedi al tuo cervello che muova la faccia e ci sarà un sorriso in più. Per il mondo, ma chiedi alla tua anima che non ti lasci fermo. Seguila ovunque ti dirà. Segui la tua anima verso il mondo. Un'ultima cosa, un inno ai giovani, fatelo assieme. Forte, inno, forte. Dobbiamo metterci d'accordo. O se no fallo solo tu. Un inno ai giovani? No. Un inno ai giovani. Basta che non sia fatta la morte, okay. Guerra. No. Resistete. Resistete, che tanto prima o poi non saremo più giovani, allora saremo noi a criticarli. Bye.
Questo bimbo a 20 anni come sarà?